sono partiti da Sondrio, hanno raggiunto gli angoli più suggestivi del territorio valtellinese, percorrendo quasi 500 chilometri in 4 giorni. Non li ha fermati il maltempo, nemmeno la neve che ha imbiancato boschi e rifugi. Scenari da cartolina quelli che hanno accompagnato lo staff di Chiamarsi Boiler nel tour affrontato in questi giorni. Non una corsa contro il tempo come la volta scorsa, ma attenzione alle calorie, potremmo dire. Grande attenzione alle calorie. Abbiamo fatto esperienza del territorio per 4 giorni e che abbiamo messo su diversi chili perché, diciamo, si può dire tutto dalla cucina valtellinese, ma che sia senza calorie non è proprio la cosa che si può dire. E però se ne valsa la pena, questo possiamo dirlo, che decisamente ne valsa la pena. Quanti chilometri macinati? Allora, all'incirca abbiamo fatto 450 chilometri in 4 giorni. Siamo stati tracciati tramite GPS da 7Track e quindi ogni spostamento veniva segnalato. E qua ci sarà l'immagine sopra. Fragile, la montagna. L'anno scorso fu una corsa contro il tempo perché bisogna rientrare dentro il limite massimo delle ore 22, c'era il coprifuoco, quest'anno molto più tranquilli. Quest'anno molto più tranquilli, ma fino a un certo punto, perché comunque chi ci ha ospitato ci teneva a farci conoscere tutte le sue attività e quindi anche spostarsi da un posto all'altro quest'anno ha richiesto notevole fretta. Che esperienza umana è stata? Quindi anche i contatti con le persone? Allora, rispetto al tour dell'anno scorso non abbiamo visitato tutti i 77 comuni della provincia di Sondrio, ma ci siamo concentrati su chi effettivamente valorizza il territorio giorno per giorno. Sono stati i momenti più belli di tutto il tour, l'incontro con le persone che appunto attraverso il cibo, il vino, la birra, l'arte, valorizzano giorno per giorno il territorio valtellinese. Un momento in cui il turismo è basato su il contatto con la natura, con le persone, un chilometro zero che si sta diffondendo. Esatto, noi abbiamo cercato appunto di valorizzare questi aspetti. Il vostro tour è stato anche un modo per far vedere una Valtellina che vuole tornare a vivere dopo 2 anni di pandemia. Esatto, si ritorna a respirare un po' di normalità.